Ciao a tutti e benvenuti a una nuova escursione con Antelacus. Oggi siamo a Valmareno, vicino a Cison di Valmareno o Valmarino, e vi porteremo a fare un bellissimo anello a bassa quota relativamente attraverso la Val Corin. Seguiremo il sentiero 1028, poi diventerà 1070, infine 1028A e torneremo qui e passeremo verso la fine per il castello di Cison, Castelbrando, dove sono state fatte tante riunioni molto importanti e ve lo documenteremo. Per il momento ci troviamo proprio a Valmarino dove c'è la chiesa. Adesso imbocchiamo la strada che va da quella parte e cominceremo a agganciarci al sentiero 1028. Possiamo andare. Siamo arrivati qui alla fine di una strada bianca, quasi più una mulattiera, sentieri vari per arrivarci. Adesso lasciamo la strada e proseguiamo per di qua, alla mia sinistra, per questo sentiero qui piuttosto largo, che ci porterà a rincontrare la strada un'altra volta. L'abbiamo documentato, si incrocia varie volte. Questo è il sentiero 1028, che qui non è ancora finito, e che è la via Claudio Augusta Altinate. Una vecchissima strada, più che centenaria, che una volta collegava la parte sud di Valmarino con Praderadego. Praderadego però probabilmente noi non la raggiungeremo, ci fermeremo prima. E adesso proseguiamo da questa parte qua. Il sentiero si dirama. Il 1028, la via Claudio Augusta Altinate, prosegue da quella parte. Noi invece scendiamo per un pezzo del Tronio di Adamo, il 1070. La lasciamo perché questa va a Praderadego e sarebbe un po' troppo lunga per oggi. Invece noi adesso andiamo giù per di qua. Attenzione perché questo tratto è il più impegnativo di tutto l'itinerario. È una discesa piuttosto ripida e scoscesa e
così, un po', bisogna fare un po' di attenzione, niente di che, però decisamente diverso dal sentiero che abbiamo fatto fino adesso. Possiamo andare. Siamo finalmente scesi da questo tratto un po' scabroso, pensate che anni fa lo abbiamo fatto con la neve e il ghiaccio. E in discesa è decisamente più complicato che in salita, tanto è vero che le ultime volte l'abbiamo proprio fatto in salita, facendo il giro che facciamo oggi al contrario. In effetti in questo senso sarebbe stato meglio farlo in senso anti-orario, il giro. Lo stiamo facendo in senso anti-orario. Beh, non importa. Facendo Castelbrando per primo, ma noi volevamo fare Castelbrando per ultimo, in modo da documentarlo con calma. Adesso qui siamo sul 1070, lo seguiamo per un pezzo, si scende giù, si arriva sulla strada e poi comincia il 1028A, che non ha niente a che vedere col 1028, che ci porterà a Castelbrando. Siamo arrivati all'inizio del sentiero 1070, il Troll di Adamo. Il Troll di Adamo parte da qui, noi lo stiamo facendo in senso contrario, ci siamo arrivati qui dal bosco che è dietro di voi. E adesso, finito il 1070, saliamo per la strada che porta a Praderalego, quindi al tornante andiamo a sinistra. Per poco, prima del prossimo tornante, scendiamo giù a destra a prendere il 1028A, che non c'entra niente col 1028 di prima, e saremo dalla parte opposta della valle. E da lì scenderemo fino a Castelbrando. Siamo scesi attraverso una casa privata, poi un sentierino ci ha portato fino a qua e ci siamo accorti che il 1028A adesso lo prendiamo e andiamo per di là, ed è giusto, però in realtà saliva da quella parte, quindi noi avremmo dovuto scendere da di là e quindi entrare nella strada successiva, non in quella dove siamo entrati noi, ma nella strada successiva. È la stessa cosa, anzi per la verità guardando i sentieri questo è molto più comodo, solo che deve passare per una casa privata. Comunque andiamo, ci siamo. Thank you.
Bene, siamo arrivati a un punto critico che però ci ha fatto prima sbagliare. A un certo punto abbiamo trovato tre cartelli che abbiamo documentato con scritto 1028A, Casteldrando e Valmarino e li abbiamo seguiti giustamente. Poco dopo, sulla destra, staccava un sentiero in discesa con scritto Valmarino. Infatti porta solo a Valmarino, ma poco più sotto, ci ha ingannati, c'è un cartello 1028A. Ma c'è anche qui, proseguendo senza prendere la deviazione per Valmarino. Il che vuol dire, e siccome questa è una cosa molto recente, che il 1028A ha una biforcazione. E quindi sono due. Uno scende direttamente a Valmarino e uno invece, quello che interessa a noi, prosegue in quota, qui, e va verso Casteldrando. E adesso ce lo ricordiamo anche. Quindi attenzione, perché quando vedete il cartello che documentiamo Valmarino, non dovete prendere quella parte lì, altrimenti andate a finire giù proprio a Valmarino. Andiamo. Bene, siamo quasi arrivati a Casteldrando. Ma il video finale lo facciamo qui, perché ci siamo accorti che lì ci sono dei lavori, c'è molto rumore e sarebbe un po' difficile registrare un video decente. Allora, manca poco, da Casteldrando poi scendiamo giù e torniamo alla chiesa di Valmarino. Il percorso è stato veramente bellissimo, tranquillissimo, tranne la discesa che vi abbiamo documentato prima. E cosa dire? Beh, se vi è piaciuto lasciate un like dappertutto e ricordatevi che le parole chiave sono sempre le stesse. Antelacus Outdoors. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo una pagina Instagram, un canale di YouTube e un blog. Quindi se vi è piaciuto lasciate un like da qualche parte. Grazie e arrivederci alla prossima escursione con Antelacus. Ciao!